Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video, io sono Mr. Brain e oggi ragazzi siamo qua con un nuovissimo video sul mio canale dove andremo a parlare di un argomento che sta veramente spopolando su tutti i social in questo periodo, infatti sulla Samara Challenge, che ovviamente adesso vi andrò a spiegare prima di farvi vedere questi video della Samara Challenge finiti davvero molto ma molto male. Comunque adesso vi andrò a spiegare cosa consiste questo gioco abbastanza pericoloso. Comunque, prendi ispirazione da Samara Morgan, protagonista del film horror The Ring. La sfida consiste nel vestirsi come Samara Morgan e sfilare di notte per le vie delle città, mettendo paura ai passanti pubblicando il video sui social. Si può definire una bravata o una semplice ragazzata, ma in un'epoca dove tutto diventa di pubblico dominio, dove l'apparenza prevale su tutto, la Samara Challenge sta diventando molto ma molto pericolosa. I giornali locali riportano notizie su aggressioni avvenute durante la Samara Challenge. I ragazzi vengono picchiati e malmenati dalle persone vittime dello scherzo. In Sardegna, invece, una ragazza tedesca è stata bloccata dai carabinieri dove metteva paura agli abitanti di una piccola città sarda. I social non fanno altro che amplificare il tutto, pur di avere un mi piace e una visualizzazione in più. I più giovani sono disposti a tutto, anche farsi filmare mentre travestiti da Samara Morgan mettono paura ai passanti, per lo più persone anziane e adulte. Il costume della Samara Challenge prevede una lunga parrucca nera con i capelli che nascondono il viso, una tunica bianca e un coltello, ovviamente finto. L'obiettivo è spaventare le persone e pubblicare sul proprio profilo social il video e l'immagine da raccogliere il più alto tasso di like e visualizzazioni. Però ovviamente ci sono anche molti pericoli della Samara Challenge, quindi non si può sapere in che modo si possa reagire la persona vittima dello scherzo e anche le persone vittime dello scherzo non possono sapere la reazione che avrà questa persona travestita da Samara. Negli ultimi giorni in Italia ci sono state segnalazioni su colluttazioni e pestaggi che hanno riguardato i protagonisti della Samara Challenge. Le persone vittime dello scherzo hanno reagito in mal modo per paura di essere aggredite, ovviamente. E infatti, ragazzi, nei prossimi video che vi farò vedere ci saranno purtroppo non pestaggi esagerati, comunque queste persone travestite da Samara verranno aggredite. Comunque ragazzi, adesso non perdiamo altro tempo, io vi lascio al video. Ma che fuori, che scondera! Eppure un guardatelo. Oh, non te ne vedo qua. Oh, ma è troppo bassa per essere. Madonna, non prenda! Mazzateli se lo danno! No, mazzatevelo, dai! Ma già, becca! Ok ragazzi, questi erano i video della Samara Challenge finiti male, spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente io vi ripeto di non fare questa stupida challenge perché è proprio una cavolata ragazzi, cioè può finire davvero molto molto male, potete beccare qualcuno di pazzo, qualcosa che vi faccia davvero male. Comunque io vi ricordo di mettere un bel like a questo video, ovviamente iscriversi al mio canale e condividere con tutti i vostri amici questo video, così almeno anche loro si iscrivono. E ovviamente io vi rimando al mio prossimo video che uscirà molto ma molto presto. Ciao ragazzi!